per essere stato con noi, grazie Valentino davvero per essere stato nei Grazie nostri a voi. studi. Noi ci fermiamo per la pubblicità, però prima la penultima rubrica di Moreno di Labbio, la bici in 200 secondi. Questa sera Moreno ci parla della stabilità sulla bicicletta, che sembra una cosa scontata e non lo è per niente. Guardate. Oggi voglio condividere con voi una pillola di tecnica che riguarda la sicurezza e il controllo quando si va in bicicletta, perché sono sempre più le persone che approcciano al mondo delle due ruote e per questi neofiti può essere problematico affrontare i tratti in discesa, quelli un po' più tecnici. E questi mi chiedono come posso fare a migliorare la sicurezza e il controllo quando affronto delle discese dove il fondo è molto sdrucciolevole. Bene, sicuramente influisce molto la posizione del corpo. Quando si affrontano dei tratti tecnici come la discesa o sul fondo molto sdrucciolevole è meglio stare in piedi, cioè tenere le mani ben salde sul manubrio, i gomiti larghi, lo sguardo rivolto avanti. Ma ciò che influisce in modo molto determinante è la posizione dei talloni, è un particolare a cui non si presta molta attenzione. Ciò che faccio fare nelle esercitazioni è far prendere velocità e far andare senza mani in piedi, ok? Faccio fare due prove, prima tenendo i talloni bassi e poi tenendo i talloni alti, e faccio percepire quant'è la differenza tra la posizione in piedi con i talloni bassi e la posizione in piedi con i talloni alti. Quando ci abituiamo a tenere i talloni bassi, ci rendiamo conto che aumenta in modo molto significativo la capacità di controllo anche nelle situazioni dove il fondo è più sdrucciolevole. Quindi l'invito è provate facendo queste esercitazioni e poi mettete in pratica quando vi trovate sui tratti più tecnici. Sicuramente è meglio stare con i talloni bassi per avere una migliore stabilità sulla bicicletta e un miglior grip sui pedali. Che differenza c'è, Maria, tra stare... Allora, con i pedali, cioè con praticamente le punte alzate, non hai instabilità, perdi anche l'equilibrio. E anche per quanto riguarda la posizione in bici, non riesci nemmeno a tenere la bici in assetto nella traiettoria che devi percorrere. Invece con i talloni bassi sei più stabile e riesci ad avere più stabilità sulla bici e riesci appunto a guidarla in modo corretto.